neanche il tempo di smaltire le bontà natalizie, che è già il momento di pensare al Capodanno e a come salutare nel migliore dei modi l'arrivo del 2017. Il tutto con un unico obiettivo, quello di ritrovarsi con amici e parenti per divertirsi e fare festa. C'è chi è più legato alle tradizioni e lo trascorrerà a casa con la famiglia aspettando la mezzanotte davanti alla TV tra squisitezze e bollicine, e chi invece si metterà in viaggio per passarlo in modo originale lontano da casa affinché ogni Capodanno sia speciale e diverso dagli altri. Allora, quest'anno vado su in montagna con degli amici, non rimango qui. Quanti siete? 18 mi pare. Le destinazioni per chi decide di partire a Capodanno? Le più svariate, dalla classica montagna al fascino delle capitali europee, dai mega concerti nelle piazze più grandi d'Italia al caldo delle mete esotiche. Poi ci sono quelli che decidono all'ultimo momento e quelli che lo considerano un giorno come un altro. Non lo so ancora, Capodanno per me è un giorno come gli altri. Ci siamo già buffati per Natale, Capodanno, evitiamo, non dico mettiamoci a dieta, ma ci vorrebbe. Lo passeremo in casa e poi forse usciremo più tardi se non farà troppo freddo. In casa da soli, forse dopo con gli amici, in piazza, a vedere le fontane. Ma veniamo agli appuntamenti dell'isola. All'Elba è Portoferraio l'unico comune ad aver organizzato un evento in piazza. Il capoluogo infatti si prepara ad accogliere il nuovo anno tra musica e colori. Per la notte del 31 dicembre l'amministrazione comunale e la Proloco hanno organizzato una festa in Piazza della Repubblica che inizierà intorno alle 22 e terminerà a notte inoltrata. A dare inizio al conto alla rovescia sarà un DJ set che terrà animato il centro fino alla mezzanotte. Il nuovo anno poi avrà il suo inizio con le coloratissime fontane danzanti, le stesse che con i suoi effetti speciali e giochi di luce hanno fatto da animazione ad Italia's Got Talent. Al termine dello spettacolo delle fontane, DJ e animazioni accompagneranno la città fino a notte inoltrata. Tra le proposte dell'Elba però anche quella insolita ed originale del trekking notturno ai Sassi Ritti. Un modo speciale e assolutamente diverso dal solito di trascorrere il Capodanno, totalmente immersi nella natura del Parco Nazionale, ascoltando il respiro dei guardiani e i fuochi degli umani. Il 31 dicembre il ritrovo è fissato per le ore 22 nella piazza della Chiesa San Piero per un'escursione semplice e adatta a tutti. I partecipanti saranno accompagnati dalla guida ambientale Francesca Anselmi, che durante il percorso parlerà dell'ambiente notturno invernale. Dopo il brindisi di mezzanotte è previsto il ritorno a San Piero dalle ore 20, in programma anche una piccola cena diffusa presso la saletta dei Cristalli.